Il pallone avanti nello spazio e calcio di rigore. Calcio di rigore a favore del Trapani. Il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Carbonaro. Gol Giuseppe Carbonaro. Il pallone in mezzo, Cracco. Eccolo qua, Vincenzo Cracco. 32esimo minuto. Pallone, buono, il tiro e gol! Il Trapani passa in vantaggio. Supera un avversario, ne ha davanti a sé un altro, punta la linea di fondo. È bravo, scrutato comunque a contenere l'azione di Guido. Palla in mezzo ed è lui, ancora lui, Giuseppe Carbonaro. Seguiamo in diretta questo calcio di punizione del Petrosino e proprio passa in vantaggio la formazione di casa. L'abbiamo detto, Rustico è sicuramente molto bravo nel calciare le punizioni, lo ha confermato anche quest'oggi al 7° minuto del primo tempo. Sì, sicuramente è stata una bella mano, veramente attenzione, ora c'è Carbonaro. Carbonaro ancora in aria, Giuseppe Carbonaro, gol! Giuseppe Carbonaro, il Trapani che passa in vantaggio al 4° minuto, va a esultare. Vedremo come sarà la classifica alla fine di questi 90 minuti. Trapani che ha un'altra opportunità gigantesca e va in gol. Il raddoppio del Trapani con Vincenzo Cracco. Al Trapani basta alzare un po' il baricentro. Come vediamo in questa occasione c'è Coco che si presenta davanti al portiere. Coco! Vincenzo Coco! Terzo gol! Ce lo conferma con i gesti Stefano Firicano, il pallone di Daguanno per Guido, in area Guido sul secondo palo, il colpo di testa, il 4-0 del Trapani. Gnoffo, il palo clamoroso colpito da Gnoffo e il Carini che passa in vantaggio in modo inatteso. Guido, pallone in mezzo, nell'area piccola, Carbonaro gol, 1-1. Nello spazio Daguanno davanti al portiere, Patrick Daguanno, 2-1, eccolo qua. Pallone in mezzo, Montalbano di testa, gol! Il Trapani passa in vantaggio. Trapani in avanti, Coco entra in area, calcio di rigore per il Trapani. Eccolo qua che prende la rincorsa, Vincenzo Cracco fischia l'arbitro, tiro, gol! Cammareri, subentrato a Bertolino, ha spazio davanti a sé, Cammareri, la sua penetrazione, arriva a tu per tu, Cammareri, gol! Alessandro Cammareri! Pallone in aria di Guido, pallone che passa fra una selva di gambe, Musico! Alessandro Musico! Però in velocità viene in avanti il Trapani, azione molto pericolosa per la formazione ospiti. Prova Carbonaro, limite all'area di rigore, la conclusione e la rete. Costretto in questo retropassaggio, Montalbano per la decina, pressing alto, Cortese per un attimo, soffia la sfera, ancora Cortese, il tiro e la rete. Pallone in mezzo sul primo palo e gol. Trapani passa in vantaggio. Di Cracco, non serve Carbonaro perché teme che sia in fuorigioco. Vincenzo Cracco adesso davanti al portiere, la conclusione e il gol di Vincenzo Cracco. Sì, il pallone buono per Carbonaro, Giuseppe Carbonaro, questo è calcio di rigore, se l'ho procurato lui, il gol di Carbonaro alla sua maniera, alla destra del portiere. Vengano fuori i fantasmi di Licata in questa occasione. Cammareri e Cammareri per la prima volta nella sua carriera. Questo piccolo errore che ha fatto a Favara, attenzione, c'è dentro l'area il gol del numero 6 del pro Favara. Stato nella panchina, vai nel numero 2, Guido parte il traiettore di rigore, senza benissimo, gol del Trapani che schiodola 0-0, un colpo di testa eccezionale di Campofranco. Sul fondo Giuseppe Carbonaro, calcio di rigore a favore del Trapani. Cracco aveva lasciato a Carbonaro, Vincenzo Cracco, gol! Che disattenzione di troppo nel finale, come in questo caso con Catanzaro che arriva davanti al portiere, calcio di rigore. Calcio di rigore, il cucchiaio di termine
1-1, si va a riposo. C'è Guido che arriva in sovrapposizione, la palla di prima in mezzo. Carbonaro, rete! Carbonaro! 2-1. Sia Granata. Ed ecco qua il tant gol della Folgore. È la Folgore che va addirittura a vincere questa partita in maniera inopinata, clamorosa. Il gol del 3-2 messo a segno. Praticamente avrebbe preferito che il pallone lo gestisse il portiere d'Andona. E poi c'è questo pallone del numero 11, Grandino, e gol. Segna il numero 11, Carbonaro. Angolo battuto da Bertuccio, colpo di testa, rete. Segna Murgano. Campofranco e Carbonaro sul pallone, scatta Campofranco, va Carbonaro, gol. Peppe Carbonaro, il suo 22esimo gol stagionale.